Buongiorno a tutti. Allora, buongiorno a tutti quelli del canale, abbonati e non. Allora, visto che non ho fatto chiaramente gli oroscopi settimanali, ok, di questa settimana, dall'1 precisamente al 7, perché come sapete comunque stavo male. Avevo detto che avrei preparato un video a cosa dovevate stare attenti questa settimana, però oggi sinceramente è già giovedì. Invece vediamo che cosa ci dicono le carte per questo fine settimana, quindi dal 5 al 7 per tutti i segni zodiacali. Non sono riuscita a fare l'oroscopo settimanale la settimana scorsa del Ariete Leone, se non sbaglio, quindi parto proprio da voi e vediamo che cosa vi consigliano le carte di questo fine settimana, quindi che cosa accadrà e quale consiglio danno. Parto da voi, segni di fuoco, e poi allo scalare faccio un unico video per tutti i segni zodiacali. Allora, esattamente dal 5 al 7 luglio 2024 partiamo subito con l'Ariete. Dal 5 al 7 luglio, per il segno dell'Ariete, questo fine settimana che cosa accade? E giustamente se c'è un consiglio da dare. Attenzione, attenzione Ariete, perché siete un po' chiusi e probabilmente sta succedendo qualcosa in questa settimana. Siete un po' chiusi in quelli che sono i vostri sogni, progetti e desideri, in quello che volete comunque portare avanti. C'è proprio una chiusura vostra, avete paura magari di sbagliare comunque qualcosa. Affiancatevi magari alla persona di vostro interesse per chi ce l'ha, o a una persona che vi può capire e vi sa, vi può aiutare. Quindi affiancatevi a questa persona per andare avanti. C'è qualcosa, c'è una difficoltà o c'è un cambiamento in negativo che sta avvenendo. Evitate di chiudervi in voi stessi, e se vi affiancate chiaramente a qualcuno, magari potrebbe anche aiutarvi. Per quanto riguarda a livello relazionale, la stessa cosa, probabilmente siete chiusi in voi stessi perché c'è qualcosa che non sta andando. La persona di vostro interesse probabilmente ha dei dubbi, oppure siete voi ad avere dei dubbi, o è successo qualcosa per poter poi svolgere e portare avanti qualcosa, quindi cercate di parlarne tranquillamente. Allora, adesso invece passiamo al segno del leone. Leone dal 5 al 7 luglio 2024. Vediamo che cosa accadrà e se eventualmente c'è un consiglio anche per voi. Attenzione, perché qui c'è una terza persona o terze persone che stanno cercando di mettervi lo zampino in qualcosa, ok, e stanno creando comunque delle difficoltà. Siete un po' pensierosi in questo fine settimana, proprio per quello che insomma deve accadere. Siete in attesa eventualmente di qualcosa, per alcuni di voi invece siete in attesa proprio di ricevere soldi da determinate persone. Quindi c'è una terza persona o terze persone che vogliono mandarvi in crisi con delle difficoltà, e voi effettivamente siete un po' pensierosi. Pensierosi perché cercate di pensare al vostro benessere e quindi superare questo problema per raggiungere la vostra giustizia, quindi cercare di venirne fuori in questo fine settimana. Vediamo invece per il Sagittario. Sagittario dal 5 al 7 luglio.
Sagittario dal 5 al 7 luglio 2024, vediamo invece per voi cosa accade questo fine settimana e se le carte ci danno un consiglio. Equilibrio, stabilità, benessere fisico, emotivo. Questo fine settimana c'è tanta attrazione, tanta passione. Avete un po' qualche blocco, qualche impedimento, probabilmente perché o voi non riuscite, per quanto avete questo grande desiderio di rimanere tranquilli nel vostro equilibrio, nel vostro benessere, avete qualche impedimento nei confronti della persona di vostro interesse, oppure invece potreste trovare la persona di vostro interesse con un blocco emotivo, magari che vi blocca su alcune cose. Insomma, andate avanti tranquillamente per quello che desidererete fare questo fine settimana. Non c'è nulla, ricordatevi, che vi può impedire o bloccare nel fare comunque qualcosa. Sfociate nella vostra passione, nel vostro equilibrio, nello stare bene. Fatelo, buttatevi a capofitto. Non dovete assolutamente lasciarvi bloccare da una qualunque cosa, vi raccomando. Passiamo invece al segno dei gemelli. Gemelli, vediamo un po' dal 5 al 7 luglio 2024, vediamo un po' cosa accade. Per il segno dei gemelli dal 5 al 7 luglio 2024, vediamo un po' che cosa accade e se c'è un consiglio anche per voi. Bugie, inganni, tradimenti, ben venga che ci sono per voi, perché? Perché queste situazioni di inganni, di bugie, di menzogne, ecco, per voi, a voi daranno invece delle gratificazioni. Siete forti, decisi, determinati. Lì dove c'è una situazione comunque negativa, a voi invece farà bene. Primo perché potreste eventualmente capire la realtà comunque di una situazione o la realtà di una determinata persona. Avrete la vostra vittoria. Quindi probabilmente riuscirete a capire determinate cose. Quindi alla grande questo fine settimana per voi. Bilancia, vediamo cosa accade invece per voi questo fine settimana per il segno della bilancia. Vediamo per voi della bilancia dal 5 al 7 luglio 2024 che cosa accade e anche per voi quale consiglio possono darci le carte. C'è una chiusura di un ciclo. Attenzione a come chiudete questo ciclo perché potreste trovarvi eventualmente a dover lottare per una determinata situazione. Una situazione che a quanto pare non è ancora chiusa, non è ancora definita, quindi prestate attenzione a come chiudete i cicli. I cicli o le situazioni che dovreste andare a chiudere. Dovete chiudere un ciclo, ma sono le mosse giuste che dovete prestare attenzione a fare, ok? Altrimenti, ripeto, dovete lottare per avere l'armonia, la serenità, il ricongiungimento eventualmente con qualcuno. Quindi chiudete i cicli nel miglior modo possibile. Acquario, cosa accade questo fine settimana per il segno dell'acquario dal 5 al 7 luglio 2024? E vediamo anche per voi quale consiglio danno le carte. Per il segno dell'acquario, cosa accade questo fine settimana dal 5 al 7 luglio 2024 e quale consiglio
E quale consiglio diamo all'acquario? Vediamo un po'. C'è un nuovo inizio per voi. Allora, o potrebbe esserci l'incontro con qualcuno, la riconciliazione con qualcuno, e siete anche decisi e determinati per voler portare avanti qualcosa di molto importante, quindi ricominciare comunque da capo e uscire fuori da situazioni stagnanti. Vedo per voi equilibrio e stabilità, vedo l'uscire fuori da situazioni stagnanti, da situazioni che non vi piacciono e vedo per voi ripartire da capo. Bellissimo fine settimana per voi, Acquario. Allora, vediamo, saliamo più su e andiamo verso il cancro. Cancro, vediamo un po', dal 5 al 7 luglio 2024, invece cosa ci riserva questo fine settimana per voi e che genere di consiglio ci danno le carte per il segno del cancro, dal 5 al 7 luglio 2024. Che cosa accade questo fine settimana e quale consiglio diamo? Quale consiglio danno le carte, chiaramente? Qui c'è un superare delle difficoltà, cambiare proprio la vostra vita, perché qui per voi ci sono delle novità. Attenzione alle difficoltà, però. Perché questo cambiamento che voi andrete a fare potrebbe portarvi delle difficoltà proprio a livello sentimentale. Potrebbero nascere delle discussioni a livello sentimentale proprio perché voi decidete di cambiare una determinata situazione. Attenzione proprio alle discussioni, ai litigi e alle difficoltà che si possono presentare in questo fine settimana. Scorpione, vediamo un po' invece per voi questo fine settimana dal 5 al 7 luglio 2024. Per il segno dello Scorpione dal 5 al 7 luglio 2024. Che cosa accade in questo fine settimana? Quale consiglio dobbiamo dare al segno dello Scorpione? Anche voi dovete chiudere un ciclo. E sarà un lottare perché non riuscirete su una situazione con una persona che dovrete chiudere, una situazione che dovrete chiudere, cari Scorpione. Ci sarà da lottare perché non riuscirete ad avere un punto di incontro, una quadra in una situazione, un cercare di far andare le cose in un determinato modo. Qui emergeranno altre novità, altre verità, verranno fuori altre situazioni, altre cose. Ecco perché c'è un lottare per voi dello Scorpione. Però pensate a chiuderlo il ciclo e anche se non andate d'accordo con qualcuno, non riuscirete a trovare un punto di incontro. Ricordatevi che le cose che verranno a galla a voi porteranno comunque sia gratificazioni, quindi vi gratificheranno perché capirete tante tante altre cose. Vediamo invece per il segno dei pesci. Per il segno dei pesci dal 5 al 7 luglio 2024. Vediamo un po'. Cosa accade questa settimana per voi e quali sono i consigli o il consiglio che le carte vi danno? Pesci dal 5 al 7 luglio 2024. Che cosa accade questo fine settimana e quale consiglio possiamo dare al segno dei pesci? Nuovo inizio anche per voi, una riconciliazione, un nuovo inizio, l'incontro con una persona comunque nuova e siete molto decisi e determinati nel farlo. Ok, sì, molto decisi e determinati.
Per alcuni invece pesciolini c'è da dover prendere una decisione su due persone, quindi vi raccomando, cercate di scegliere e decidere bene. Si presenterà un'occasione per due persone, una scelta di due persone, quindi con chi volete iniziare, o con l'uno o con l'altro, a seconda di quello che desiderate voi. Saliamo ancora più su, andiamo ai segni di terra. E iniziamo col toro. Toro dal 5 al 7 luglio 2024. Vediamo un po' che cosa accade questo fine settimana per voi. Allora, per il toro, cosa accade questo fine settimana dal 5 al 7 luglio 2024? E quale consiglio invece possiamo dare al segno del toro? Attenzione alle terze persone o alla terza persona, c'è qualcuno che si metterà in mezzo a qualcosa o qualcuno vi metterà il bastone tra le ruote su qualcosa e voi, nella vostra calma, serenità e tranquillità, dovete prendere una decisione. La decisione che andrete a prendere, sinceramente, farà cambiare tante cose perché voi state riflettendo su quella che deve essere la vostra giustizia, farà cambiare delle cose in negativo. Non so di che decisione si tratta, con tre carte chiaramente non posso dirlo, però attenzione, proprio prestate attenzione a chi vi mette lo zampino, ok? E decidete anche bene. Vergine, Vergine, vediamo un po' cosa accade questo fine settimana dal 5 al 7 luglio 2024. Dal 5 al 7 luglio 2024 per il segno della Vergine, che cosa accade in questo fine settimana e quale consiglio possiamo dare? Qui dovete portare pazienza prima di allontanarvi da qualcosa o da qualcuno. Cercate prima di collaborare o prima di crearvi delle basi o magari cercare, ecco, di capire più che altro, perché vedo interessati voi a dovervi allontanare, ma prendetevi del tempo effettivamente. Non serve far la guerra, non serve essere agguerriti oppure cercare di lottare per ottenere delle cose. Prendetevi del tempo, create effettivamente una complicità o delle basi e poi dopo, eventualmente, prendendovi il vostro tempo, vedrete un po' che cosa fare. Qui anche per voi, sempre nei confronti di una terza persona o terze persone che mettono lo zampino a livello sentimentale. E se dovete allontanarvi da una vostra relazione, a causa di altre persone, aspettate, prendetevi del tempo, che c'è qualcosa probabilmente che dovete venire a sapere ancora. Vediamo per il segno del Capricorno, dal 5 al 7 luglio 2024. Vediamo un po' che cosa accade. Per il segno del Capricorno, dal 5 al 7 luglio 2024, vediamo cosa accade questo fine settimana, è il consiglio che vi possono dare le carte. Bugie, inganni, tradimenti, c'è il ritorno di qualcuno, il ritorno di qualcuno perché vuole una vittoria, almeno che non siete voi a tornare attraverso un inganno, una bugia, attraverso un tradimento, non siete voi a dover ritornare per volere la vostra vittoria, ritornare da qualcuno. Qui c'è una situazione che vi va a destabilizzare, carissimi amici del Capricorno, però effettivamente questa situazione che vi destabilizza la volete migliorare.
volete risolvere comunque delle problematiche. Attenzione a non fare gli stessi errori, a non cadere negli stessi errori di un passato, perché qui è con la menzogna che tornate da qualcuno per ottenere una vittoria. Quindi vi raccomando, siate almeno comunque onesti nel vostro ritorno. Carissimi amici di tutti e 12 i segni, ok, noi ci sentiamo alla prossima e vi auguro una buona giornata.